Questo programma è offerto da Gruppo Mammana Costruzioni Generali. Buonasera, ben ritrovati con Doxa, seconda puntata della terza stagione. Questa sera parleremo di un problema che è atavico, che se ne discute da troppo tempo, ovvero brucellosi e tubercolosi, TBC, in abbreviazione problemi e soluzioni. E ne parleremo con i nostri ospiti, cominciando qui in studio col dottor Marco Birfarella, che è un veterinario. Buonasera Marco. Buonasera. Poi abbiamo in collegamento l'avvocato Gabriella Regalbuto, che non è potuta essere qui per motivi di salute, ma è con noi lo stesso, quindi buonasera Gabriella. Buonasera, buonasera a tutti. Poi abbiamo il signor Sebastiano Lombardo, che è un imprenditore agrozootecnico, che lo abbiamo conosciuto in queste settimane perché ha fatto una protesta molto forte proprio per attenzionare e per accendere i riflettori su queste problematiche. Buonasera signor Lombardo. Buonasera, buonasera a voi e a tutti i telespettatori. E tra poco dovrebbe anche collegarsi il dottor Carmelo Galatirrando, che è vicepresidente dell'Unione Allevatori Sicilia. Ha detto che ritarda un pochettino, quindi noi lo aspettiamo che si colleghi. Ma però noi inizieremo la nostra chiacchierata qui, ma prima di iniziare andiamo come sempre con la copertina di Doxa. Basta con la criminalizzazione degli allevatori in Sicilia, colpevolizzati persino delle delibere regionali di essere responsabili della brucellosi e tubercolosi dei bovini. Lo ha chiesto in audizione in Commissione Salute all'ARS Gianni Fabris della rete interregionale degli allevatori. Fabris è tornato a domandare al governo nazionale la nomina di un commissario nazionale per la brucellosi e la tubercolosi. Le colpe di questa situazione assurda che si sta trascinando da oltre 30 anni, mentre in tutta Europa e nella stragrande parte delle regioni italiane si è risolta da tempo, vanno rintracciate in chi ha avuto la responsabilità di redigere e gestire i piani di eradicazione della malattia. E tutto ciò si è rivelato fallimentare. Effettivamente, lo scorso giugno la Regione Basilicata ha comunicato l'ottimo risultato raggiunto da Matera, certificata dalla Comunità Europea indenne dalla brucellosi. I piani per la Sicilia invece hanno aggravato la situazione ed oggi ci consegnano la perdita di almeno il 30% del patrimonio zootecnico negli ultimi 10 anni di desertificazione economica, sociale e ambientale dell'isola. E intanto c'è chi sciopera, chi digiuna, ma il problema esiste e persiste. Il problema esiste e persiste, quindi iniziamo subito la nostra chiacchierata. Quindi, dottor Birfarella, iniziamo con una domanda specifica. Che cosa sono? Perché parliamo sia di brucellosi e tubercolosi. E come mai in particolare la brucellosi è così diffusa nel territorio siciliano e nebrodeo in particolare? Ok, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori e agli altri interlocutori. Rispondo a questa domanda in maniera generale ma anche specifica allo stesso tempo. Diciamo che queste patologie che sono di origine batterica sono arrivate nel nostro territorio molti anni fa in seguito appunto alle importazioni di animali che venivano dall'estero senza controlli probabilmente, quando sarebbe stato giusto forse che ci fossero più controlli e attenzioni. Oggi queste malattie probabilmente permangono perché c'è stato un fallimento dei piani di eradicazione che sono stati attuati, perché purtroppo c'è stata qualche problematica, cioè qualcosa non ha funzionato, cioè perché al nord questi piani hanno funzionato e qui da noi no. Ecco, probabilmente perché diciamo nel meridione il livello zootecnico, cioè proprio il lavorativo, nel senso, il senso di allevamento, come ben sappiamo, è più indietro rispetto al nord. Quindi fondamentalmente dobbiamo pensare che da una parte abbiamo una situazione in cui gli allevamenti si muovono in maniera diversa rispetto al nord, in maniera molto più lenta, dove gli animali fondamentalmente vengono spostati, quindi ci sono le movimentazioni che non aiutano, il passaggio e il contatto con animali, spesso reservoir selvatici, quindi serbatoi selvatici, che praticamente conservano la malattia al loro interno senza neanche manifestarla. Ma non tanto i selvaggi, perché possiamo pensare anche ai cani. I cani, voglio dire, sono animali comuni che noi vediamo e ce n'è di randaggi in giro, quindi dobbiamo pensare che anche questi possono essere serbatoi. E poi dobbiamo anche pensare che
Ci sono molti degli animali nel nostro territorio che oggi non sono, cioè oggi forse un po' meno, ma negli ultimi anni non erano riconosciuti, quindi c'erano molti animali che si muovevano senza un riconoscimento in anagrafica, quindi alla BDN, alla Banca Dati Nazionale, non risultavano. Questo significa che questi animali non erano registrati e non venivano controllati. Pertanto la malattia aveva sempre un serbatoio, un posto, un luogo in cui stare e persistere nel tempo. Quindi sono tutti fattori molteplici che, per quanto ci siamo impegnati, i colleghi, le autorità competenti, i veterinari dell'ASL, per quanto si impegnino, probabilmente ci sono delle problematiche del sistema che dovrebbero essere gestite in maniera diversa, soprattutto diversa da quella che è la legge oggi, perché, ripeto, quello che c'è al nord non è quello che c'è al sud, i nostri allevamenti sono completamente diversi, sono praticamente allo stato brado, no? Gli animali, a differenza di allevamenti intensivi che ci sono al nord, per i quali è più facile isolare un animale, isolare i capi da reservoir selvatici e da altri animali. Qui questo non è fattibile, quindi dobbiamo ragionare non solo in termini di controlli, abbattimenti e queste misure, ma in termini preventivi e come gestire i nostri allevamenti nel nostro territorio. Ecco. Poi ci torneremo. Avvocato Regarbuto, tu sei stata sempre molto attenta alle problematiche del mondo agrozootecnico e dopo la battaglia del signor Lombardo hai anche tu sposato questa battaglia. Perché preoccupa così tanto questa problematica della tubercolosi e della brucellosi? Sì, preoccupa perché l'ha detto bene il veterinario Marco e Biffarella, perché sostanzialmente la brucellosi e la tubercolosi hanno azzerato, hanno annientato i nostri allevamenti, hanno ridotto il patrimonio zootecnico, è stato detto anche in apertura, in copertina, di oltre il 30%. E io sono classe 1984 e ricordo già negli anni 90 e mio padre allevatore che nascevano i primi grossi problemi di brucellosi, quindi si parlava dei primi piani di abbattimento e di eradicazione della brucellosi e di abbattimento che avrebbero dovuto portare effettivamente ad una soluzione. Sono trascorsi quasi 40 anni da allora e noi ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi. La brucellosi e la tubercolosi inevitabilmente distruggono i nostri allevamenti, perché il capo che risulta infetto viene abbattuto ed è una perdita per l'allevatore. Inoltre l'allevamento viene bloccato e quindi per diversi mesi, fino a quando poi i controlli non danno poi esito negativo, per diversi mesi rimangono impossibilitati, vuoi fare la transumanza, vuoi a vendere, possono andare soltanto al macello gli animali, quindi l'allevatore non può più fare economia, non può più fare impresa per quei mesi in cui è soggetto ai controlli dei sanitari. Quindi questi diciamo che sono le grosse problematiche. E poi un problema che riguarda tutta la Sicilia, essendo noi una regione non ufficialmente indenne per la brucellosi e per la tubercolosi, abbiamo serie difficoltà a mandare i nostri animali fuori dalla Sicilia, quindi soltanto determinati allevamenti che hanno delle specifiche caratteristiche, secondo la normativa che è entrata in vigore da anno, soltanto determinati allevamenti possono materialmente vendere i propri animali fuori dai confini della regione siciliana, quindi possono andare oltre lo stretto, a meno che non vadano in altre regioni state o maledette, perché per me è una maledizione nostra, che anche loro non sono indenni, e quindi tra noi diciamo malati ci possiamo scambiare sostanzialmente i capi. Poi periodicamente noi ci siamo ritrovati più volte a parlare dei problemi sanitari che riguardano gli allevamenti. Periodicamente arrivano i blocchi alle movimentazioni che riguardano in generale gli allevamenti siciliani, e caso vuole che questi, io non sono una persona, una complottista, però casualmente questi blocchi sanitari arrivano sempre nei periodi in cui gli allevatori siciliani si preparano a vendere i propri vitelli, in modo tale che poi il prezzo del vitello si abbassa, e quindi se prima magari eravamo arrivati ecco a 3 euro, a 3,50 euro, che sembra già una cifra esorbitante, automaticamente crolla il prezzo del vitello, riscende 2,30 euro, 2,50 euro, quindi viene svenduto. Questo è un sistema periodico che noi ci ritroviamo ad affrontare da parecchi anni.
questa parte. Ok, grazie Gabriella. Signor Lombardo, lei qualche settimana fa, insieme ad un altro, andando diciamo insieme a un altro allevatore della Campania, ha fatto una protesta molto forte, uno sciopero della fame, in poche parole, per chiedere più attenzione sul problema brucellosi, sul problema tubercolosi. Ha avuto risposte, rassicurazioni, oppure è passato, diciamo, in cavalleria? Ma questo voglio fare un po' un ragionamento un po' più, diciamo, dalla fonte dove è partita questa iniziativa. Noi diciamo che soprattutto io in questo ultimo anno, anche un po' di più, avevo attenzionato con maggiore incisività questo problema. E mi sono, diciamo, un po' documentato, cosa che non avevo fatto in precedenza, perché voglio fare una parentesi. Questo problema, Gabriella, giustamente è più giovane, ma ricordo a tutti che il primo piano di eradicazione predisposto nel nostro paese risale al 1964, è quasi mio coetaneo. E dico, se questo problema evidentemente si è risolto in 16 regioni del paese, sono un po' in disaccordo, in senso, diciamo, generoso con buono con il dottore, che il problema non è proprio che noi, perché abbiamo un sistema di allevamento allo stato brado. Tengo a precisare che la Sardegna ha un sistema simile al nostro è stata dichiarata ufficialmente indenne 30 anni fa. Quindi evidentemente il problema non è proprio il sistema di allevamento, ma evidentemente lì hanno funzionato tante cose, cose invece che qui non hanno funzionato. E purtroppo io devo rispedire nuovamente per l'ennesima volta al mittente il discorso che in varie sedi si continua ad addossare la responsabilità di questo fallimento agli allevatori. Gli allevatori, tengo a precisare, che sono le vere vittime di questo fallimento, perché non sono i responsabili. I responsabili è la politica con le strutture che hanno evidentemente non hanno attivato come era doveroso i piani che dovevano portare a una risoluzione del problema. Quindi oggi da qualche parte addirittura viene anche scritto, io leggevo con diciamo, che è un sistema credibile. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato. Oggi è chiaro che la comunità, la nostra Europa, la prima cosa, sì, dice, è chiaro, tutelare la salute, ma tutelare anche l'economia, perché se a un cittadino, a un imprenditore, gli tuteli la salute, non gli tuteli l'economia, automaticamente va via pure la salute, è chiaro il discorso. Quindi oggi questo argomento è arrivato, siamo arrivati a questa azione forte che poi con gli amici della Campania abbiamo pensato di allargare questo raggio d'azione di questa vertenza perché riguarda tutto il meridione. La Sicilia abbiamo verificato che purtroppo detiene il primato negativo su questa situazione. Quindi una domanda dobbiamo farcela, ma noi soprattutto facciamo la domanda, ma attendiamo le risposte. Le risposte è che in qualche modo si è messo in campo delle interlocuzioni con le istituzioni regionali. A Roma c'è anche un'attività in corso da tempo, iniziata dagli amici della Campania, che oggi noi pensiamo di portare a casa qualche risultato, perché noi vogliamo risolvere questo problema una volta per tutte, perché dobbiamo dare alle nuove generazioni la possibilità, se vogliono fare impresa qui, di farla, perché altrimenti non c'è possibilità con questo sistema, assolutamente no. Ok, vorrei tornare subito da Gabriella Regalbuto, che oltre ad essere un avvocato, oltre ad interessarsi sempre delle problematiche che
interessano il settore agrozootecnico, è anche una consigliere comunale a Santo Stefano di Camastra e ha aderito soprattutto come consigliera anche allo sciopero della fame per sensibilizzare sull'argomento. Come il signor Lombardo, ha avuto qualche riscontro, qualche attestato di solidarietà? Che come hanno risposto al tuo grido, diciamo, di dolore, chiamiamolo così. Allora, intanto mi permetto non di correggerti, però non è stato il mio uno sciopero della fame, ma è stato un digiuno di 24 ore, come hanno voluto sottolineare. Dico, però figuriamoci, non è un digiuno di 24 ore. Sì, io ho aderito perché abbiamo fatto una settimana prima un'assemblea al comune di Cesarò. Sebastiano già fu il settantesimo giorno di sciopero della fame. Anche in Calabria iniziavano ad essere un attimino provati. Quindi io ho invitato tutti gli allevatori ad unirsi in maniera simbolica anche solo per 24 ore allo sciopero della fame insieme a Sebastiano e a Pasquale. Però non mi è sembrato corretto, ecco, invitare loro a fare un atto del genere e io comunque anche da cittadino, da consigliere, da madre, da persona che comunque si occupa di queste tematiche ormai quotidianamente, rimanessi lì a guardare. Quindi ho detto: se scende in campo un soggetto che non è allevatore, che è anche consigliere comunale, magari esposto anche politicamente, a dire istituzioni, per quale motivo non ci state ascoltando? Perché non rispondete alle nostre domande? Comunque non rispondete al nostro appello? Lo sciopero della fame è un atto estremo che una persona fa. E io mi sono ritrovata a constatare che diversi rappresentanti delle istituzioni, diversi rappresentanti politici, diversi rappresentanti del governo nostro regionale se ne sono fregati, se si può dire. Sono passati anche davanti al gazebo dove Sebastiano stava manifestando ed eravamo lì comunque per spiegare le ragioni di questo sciopero e non si sono neanche avvicinati per dire: ma per quale motivo state scioperando? E quindi mi sono chiesta per quale motivo la nostra voce, la nostra protesta non riesce ad arrivare al cuore delle persone. Mentre gli attivisti che scioperano per il surriscaldamento globale, che bloccano le tangenziali delle metropoli italiane, subito fanno scalpore e arrivano al TG nazionale delle 13:30. Dico, questo è un interrogativo che ancora oggi io mi pongo perché una risposta non riesco ad averla. L'unica risposta che mi do è che, come è stato detto bene, questa categoria viene criminalizzata e viene considerata colpevole a priori per qualsiasi cosa. Viene considerata colpevole per le truffe Egea, viene considerata colpevole per la mafia dei Nebrodi, viene considerata colpevole per la brucellosi, per la tubercolosi, viene considerata colpevole per gli incendi, perché viene considerata colpevole per gli incendi. Loro sono colpevoli perché sono allevatori. Quindi dico, è una colpa, allora un peccato originale che si portano in quanto svolgono questo mestiere. Quindi ho scelto di seguire questa strada, io ci metto proprio la faccia e devo dire che comunque ho notato nei miei concittadini, Santo Stefano non è un paese zootecnico come può essere Mistretta, Castel di Lucio o comunque i paesi dei Nebrodi montani, ecco. Però ho notato un certo interesse da parte della popolazione, tanta solidarietà da parte di tutti i colleghi consiglieri, dell'amministrazione, un interesse a 360 gradi da parte di tutti, la partecipazione al Consiglio Comunale quella sera che ho dichiarato che avrei fatto questo sciopero di tutti gli allevatori stefanesi, perché tutti inevitabilmente sono colpiti, sono stati colpiti o purtroppo verranno colpiti comunque da questo problema. E quello che mi ha stupito favorevolmente è stato che da quel momento, ecco, qualche politico si è fatto avanti, qualche politico ha rilasciato qualche dichiarazione, ha fatto qualche comunicato, ha mandato un'ulteriore richiesta di audizione all'ARS piuttosto che un incontro con voi con l'assessore, voi con il presidente della regione. Quindi hanno capito che non, il problema forse era serio, ma non perché per la mia presenza, ma perché insieme a me quel giorno tanti altri allevatori hanno scioperato in altri comuni d'Italia, di Sicilia, comunque della nostra zona. Quindi forse è stato anche questo gesto che tante altre persone si sono unite nel manifestare, ecco, questo dissenso. Ok,
Marco Biffarella, per debellare questa tubercolosi, questa brucellosi, esiste una cura? C'è qualcosa? Non solo anche dal punto di vista medico, penso che diciamo, le soluzioni siano tante. Allora, rispondo a questa domanda, ricollegandomi a quanto detto dal signor Lombardo. Forse mi ero spiegato male io dicendo che il problema dell'eradicazione della malattia fosse collegato principalmente al fatto che sono allevamenti allo stato brado e quindi no, io volevo intendere che c'è sicuramente una falla nel sistema, c'è qualcosa che non va, che non torna in più settori. Sicuramente il fatto però che ci siano degli allevamenti allo stato brado rispetto al nord in maniera, cioè molto più elevati, questo sicuramente limita le nostre misure sanitarie, perché appunto ci sono molti più possibili contatti tra gli animali, diciamo selvatici e non selvatici, cioè pozze, acquitrini, dove possono appunto poi andare a trovarsi queste malattie. Comunque, appunto collegandomi a questo, quali sono le cure? E più che cure mi verrebbe da dire le misure preventive. Allora, parlare di cure oggi, ci sono dei vaccini che sono stati, cioè per la brucellosi, per esempio, hanno messo in atto un vaccino in Campania per le bufale, proprio perché stava succedendo una vera e propria situazione drammatica, no? Stavano abbattendo veramente tante bufale a seguito della brucellosi, quindi è stato messo in atto questo vaccino e vaccinavano le femmine, quindi toglievano i maschi che erano malati per cercare di eradicare comunque la malattia. In ogni caso, oltre a quella, in Inghilterra c'è proprio adesso uno studio, stanno lavorando su un vaccino per esempio per la tubercolosi. Sono arrivati alla seconda fase, stanno cercando di sviluppare questo vaccino, però ancora non si hanno gli studi scientifici completi per poter dire se c'è un'efficacia sul vaccino stesso e sulla prova tubercolare che poi si fa per verificare la malattia, la presenza della malattia. Quali sono le misure preventive? Le misure preventive che mi viene, più che le cure, le misure appunto da mettere in azione sono diverse, per esempio educare gli allevatori, perché io quello che faccio nel mio lavoro spesso da clinico e da medico veterinario aziendale che segue questi allevatori è quello di spiegare quali sono le norme sanitarie che limitano il contagio, il propagarsi di una malattia. Faccio un esempio banale, io non so se il signor Lombardo nel suo allevamento applica la fecondazione artificiale nei bovini. Sinceramente è un metodo abbastanza semplice che qui ancora non è molto sviluppato, ma che al nord ormai è alla portata di tutti, cioè sono ormai gli allevatori stessi che fanno fecondazione artificiale e che nel caso della brucellosi, per esempio, limiterebbe tantissimi danni. Ricordo un aneddoto, cioè una volta mi trovai io in uno degli allevamenti della zona dove praticamente un allevatore si trovò a prestare il toro a un vicino che aveva due capi, solo due, lui ne aveva circa 50, però senza toro aveva bisogno di far accoppiare questi animali. Ebbene, uno di quei due animali era brucellosi, il toro si infettò. Infettato A quel tutto. punto, ritornato nella sua mandria, il toro ha fatto Strage. strage. Tutti gli animali con cui si è accoppiato da quel momento in poi sono risultati positivi. Ora, dico, è una misura semplice, però in questo caso sarebbe stata praticamente efficace non far avvenire quello che è successo. Un'altra misura banale, cioè chi usa, non lo so, dei recipienti che poi non lava per dare del mangime, perché parlo di stato brado perché poi è quello dove spesso vedo delle criticità devastanti, no? Cioè usare magari anche uno strumento che possa essere lavato, perché per esempio il batterio brucellare è molto sensibile a disinfettanti, molto sensibile. Questi batteri sono sensibili alla pastorizzazione, a tecniche di trasformazione delle carni, quindi diciamo subiscono quello che noi mettiamo in azione e quindi abbiamo delle misure per poterli contrastare. Sicuramente dobbiamo lavorarci. Io parlerei col Parco dei Nebrodi, per esempio, e chiederei quali sono le misure che il Parco dei Nebrodi mette in atto per limitare la diffusione dei maiali selvatici. Io qui giro per le campagne e continuamente, giorno e notte, mi scontro con maiali selvatici per la strada, per le campagne, li vedo di giorno, li vedo di In notte, autostrada. rischio di schiantarmici con la macchina. Quali sono le misure che oggi le istituzioni qui nel meridione mettono in atto per limitare questi animali? Cioè la tubercolosi è dichiarata come malattia presente anche nel tasso. Cioè, finché noi non capiamo come limitare il propagarsi di questa malattia in specie non controllate, il cane stesso può prendere, non lo so, queste malattie senza problemi, cioè quando mangia delle corate di animali infetti.
Cioè, quindi, cioè, i maiali selvaggi, quindi poi i volpi che a loro volta si nutrono di questi animali, diciamo, sono misure che andrebbero viste in maniera più generale, non solo sui poveri allevatori in questo caso, cioè controllare quegli animali che sono censiti in BDN, ma una misura molto più estesa, anche ad animali che non sono censiti, ma che girano nel nostro territorio, perché ci sono e li vediamo costantemente, tutti i giorni. Allora, signor Lombardo, questo problema abbiamo visto che è da tanti anni, che 30 anni come minimo che esiste, come minimo che esiste in Sicilia e in Enebro in maniera particolare. Secondo lei, secondo la sua esperienza da allevatore, perché è così difficile, di difficile risoluzione? Ma ascoltate, io dico, il problema non è proprio Può riparlare perché è saltato un attimo la sua connessione, prego. di focolai sia di brucellosi e TBC, l'82%, cioè quattro province hanno l'82% col 50% del patrimonio Signor zootecnico. Qui c'è Lombardo, poco. siccome prima è saltata la connessione, può ricominciare il suo discorso così, perché purtroppo ci siamo persi la Allora, prima parte. io non sono, diciamo, dai dati che rilevo, non è un problema solo dei Nebrodi. Io ho fatto, diciamo, ho analizzato questi dati, giusto? Quattro province della Sicilia, Messina, Enna, Catania e Palermo, detengono il 50% del patrimonio zootecnico e guarda caso hanno avuto in questi anni l'82% dei focolai sia di TBC sia di BRC. Io sono molto polemico su questa la gestione, l'ho detto dappertutto, sulla gestione di questi focolai, perché sono convinto che molte situazioni anomale abbiamo riscontrato e che vadano messe, diciamo, in ordine, perché il primo atto per avere una gestione, diciamo, efficace ci vuole un sistema credibile. È vero che gli allevatori vanno formati, sono d'accordo col dottore Piffarella, mi pare che si chiama, giusto? Sono d'accordo. Non sono d'accordo con la fecondazione artificiale, perché con gli animali allo stato bravo non si può fare, lo sappiamo tutti. No, no, beh, non è così, non è così, perché figuriamoci se ogni giorno non è una cosa un po' impossibile, inutile che facciamo. Io credo invece, torno sul discorso, che vada messa in campo veramente un'azione forte di tutti gli attori, i primi gli allevatori, chiaro, che vanno, come dire, orientate verso i nuovi processi che giustamente la scienza ci mette in campo. Ma per fare questo, diciamo che anche gli altri attori si devono, come dire, incanalare in questo processo, diciamo, virtuoso. Perché se ci mettiamo tutti in testa che vogliamo risolvere il problema lo risolviamo. Se non lo vogliamo risolvere, è chiaro, come non si è fatto in questi anni, si continuerà a fare. Ahimè, riscontro ancora oggi che ci sono delle falle che sono, diciamo, evidenti, e quindi diciamo, il sistema, la politica, con il proprio sistema che deve gestire queste cose, queste attività, si metta un po' seduto attorno a un tavolo e trovano le soluzioni, perché gli allevatori di questa storia se ne vogliono uscire, si vogliono liberare. Battere. Sì, volevo replicare velocemente al signor Lombardo a riguardo. Cioè, sicuramente è più difficile gestire gli animali allo stato brado rispetto a degli animali allevati in maniera intensiva, molto più difficile. Però, attuando dei giusti protocolli, con delle programmazioni, cioè questi animali a un certo punto anche allo stato brado devono essere stabulati, perché in montagna con la neve non ci può stare, quindi vengono gestiti nelle stalle. E in quel periodo magari si può lavorare e capire quali sono le criticità e come aiutare questi animali e migliorare gli aspetti sanitari di quella situazione. Oltre a questo, però, prendo spunto, lui ha detto mi piace essere polemico ed è bello perché così uno almeno può parlare di diverse cose.
polemica costruttiva. Sì, ecco. È quella che deve essere poi. Ha parlato che tutti gli attori devono essere virtuosi, sono d'accordissimo, nel senso che si è visto che ci sono delle cross reazioni. Per cross reazioni si intende che quando si fanno questi test di controllo e di screening della malattia, fondamentalmente ci sono degli agenti non brucellari, per esempio nel caso della brucella, che possono dare positività, per esempio. E allora poco si parla e si attenzionano queste situazioni. Eppure succedono, ci sono animali che sono risultati dubbi, che a un secondo controllo successivamente sono risultati negativi. Però inizialmente c'era appunto il fatto che fosse dubbio e che quindi mettesse a rischio l'allevamento, in quanto poi non indenne e poi tutta la cascata che ne consegue. Perché allora non si ragiona più anche in termini scientifici su queste situazioni, su questi aspetti che sicuramente non sono dell'allevatore, ma sono dell'autorità competente, nonché più che altro dell'istituto, dell'IZS, dell'istituto di zooprofilassi, quindi diciamo degli aspetti che forse andrebbero visti e attenzionati in maniera più adeguata, per poi andare a capire bene, a discernere lo sviluppo e l'epidemiologia, perché poi non scordiamoci che quello che deve essere studiato non è tanto la malattia in quel momento, ma ci deve essere una fotografia più generale. Come è entrata la malattia nell'allevamento? Perché oggi c'è ancora? Quando è entrata? Cioè studiare dove è stata la criticità. Ecco, questo è un qualcosa che dovremmo fare noi come veterinari aziendali in primis, e collaborare con l'allevatore. E anche l'autorità ufficiale, cioè il veterinario ufficiale, che è insieme, dovrebbe essere un circuito che lavora appunto per debellare il problema. Avvocato Regalbuto, lo hai detto chiaramente, il settore agrozootecnico è poco tutelato, sembra poco tutelato, usiamo diciamo il condizionale, e questa problematica si può dire che è l'esempio lampante proprio di questa poca tutela e poca attenzione verso un settore che comunque per l'economia siciliana è di vitale importanza. Sì, sono d'accordo, anche perché poi questo argomento inevitabilmente si interseca con la questione della salute umana, quindi loro giocano anche e soprattutto fanno leva su questo argomento, sul rischio per la salute umana, e quindi anche l'opinione pubblica allora a questo punto ha diciamo il piacere di additare l'allevatore come il reale responsabile, quando alla fine lui è vittima tanto quanto in questo caso il capo che eventualmente viene abbattuto, anche perché diceva bene il veterinario Biffarella, va fatto un controllo a 360 gradi, cosa che comunque i nostri veterinari, quando entrano in azienda, nel caso in cui riscontrano un capo dubbio, non viene fatto un controllo sul come effettivamente la malattia possa essere entrata nell'allevamento, su quelli che sono stati i vari passaggi. Dico, forse lo stanno facendo adesso per la prima volta da qualche mese a questa parte, ma non tutte le ASP e non tutti i veterinari, anche perché quello che noi notiamo, noi che bene o male siamo operatori del settore, quello che notiamo nelle varie ASP è che ogni provincia, e all'interno di ogni provincia, ogni distretto, usa un approccio diverso al problema. Però il problema è uno, cioè com'è nel territorio di Caronia, che fa capo all'ASP di Sant'Agata, lo è anche nel territorio di Capizzi, che è 20 km più là, che fa capo all'ASP di Enna, o nel territorio di Randazzo, o di Cesarò, che fa capo all'ASP di Taormina, per citare tre ASP diversi. Dico, gravitiamo in due province di però il territorio è sempre lo stesso, però i tre distretti ragionano in modo completamente diverso e hanno un modo di approcciarsi al problema, al risultato anche del prelievo, in modo totalmente diverso. Quindi lo stesso allevatore magari di Caronia, che ha un codice aziendale su Caronia, deve fare una transumanza su Capizzi, si approccia, si trova praticamente due metodi completamente diversi rispetto allo stesso identico capo e rispetto allo stesso identico problema. Per questo motivo, anche per questo motivo, è stata richiesta la nomina di questo commissario nazionale. Il commissario non deve essere visto come quello che
verrà a tagliare, diciamo, le teste degli allevatori o verrà a distruggere, ad abbattere i capi, perché non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di intanto armonizzare le norme. Adesso qui entro un attimino, faccio l'avvocato, perché noi abbiamo delle leggi che sono chiare, che però, come tutte le leggi, vengono interpretate in maniera diversa dai vari soggetti. Quindi il commissario dovrebbe intervenire anche in questo, uniformare l'impianto normativo intanto, e poi cercare di individuare da un punto di vista scientifico, perché questo lo possono fare soltanto comunque i medici veterinari, né tantomeno né gli allevatori, né gli operatori dei cani, gli agronomi, soltanto i medici veterinari, individuare da un punto di vista sanitario, da un punto di vista scientifico, quali sono gli interventi che si possono fare in modo tale da tutelare tanto la salute pubblica, quanto la salute degli animali, quanto la salute degli allevatori, perché se continuiamo così noi veramente gliela togliamo del tutto. Ok, poi facciamo un'ultima battuta finale con Gabriella Regalbuto. Vuole andare dal signor Lombardo. Secondo lei, anche abbiamo detto che il settore agrotecnico è stato forse poco tutelato, dove è mancata la politica locale, regionale e anche nazionale in questi anni? Ma il settore agrozootecnico, perché non solo quello zootecnico, anche quello agricolo, che poi è strettamente collegato, sono stati carenti di una rappresentanza praticamente, perché ormai purtroppo da un decennio, anche più, da un ventennio, è venuta a mancare quella rappresentanza che doveva, come dire, tutelare gli interessi del comparto. Un tempo, la mia età mi consente di ricordare che c'erano delle trattative quando si discutevano le regioni e gli interessi di questo settore a Palermo e anche a Roma. Ricordo che facevamo anche le manifestazioni molto importanti. Purtroppo da un ventennio a questa parte un sistema che si è attorcigliato a se stesso ha lasciato questo comparto praticamente completamente in stato di abbandono. E quindi che vogliamo? Nella politica sia regionale e nazionale le istanze di questo settore non vengono assolutamente prese in considerazione. Il punto questo è perché ormai si vive di altro, si vive di burocrazia, si vive di cose. Cioè, voglio ricordare che la politica agricola comunitaria che porta un sessantennio fa, è stata istituita 60 anni fa, aveva degli obiettivi ben precisi ed erano chiari, quello di evitare l'abbandono del territorio, quello di produrre cibo, quello di produrlo a prezzi accessibili a tutti i cittadini. Erano tutti dei motivi validissimi. E per un po' di anni siamo probabilmente riusciti a centrare questi obiettivi. Poi a un certo punto è saltato qualcosa, quando nel 2003-2004 hanno pensato di famoso disaccoppiamento della produzione, questo ha determinato, diciamo, l'abbandono delle campagne e tutte le conseguenze negative che adesso ci troviamo davanti. Il punto questo è. Quindi, se vogliamo mettere in campo, diciamo, veramente, è chiaro che gli attori principali, che sono gli agricoltori, non quelli che oggi li hanno rappresentati, perché non hanno rappresentato nulla, cioè, si siedono attorno a un tavolo con la politica e lì dobbiamo capire quali sono i problemi e come intervenire, perché il problema brucellosi è uno dei tanti problemi, è uno che in questo territorio sicuramente è più sentito, ma qua ci sono tutta una serie di problematiche che stanno praticamente portando le aziende, ci tengo a precisarlo, a un punto di non ritorno, perché ci sono aziende oggi con i costi di produzione che si sono raddoppiati e purtroppo
i ricavi che sono sempre minori, adesso gli aiuti comunitari che si stanno ormai sono diciamo in fase di declino, questa situazione porterà inesorabilmente nei prossimi anni a una catastrofe che sarà irrecuperabile. Questo è il punto. Bene, poi ci salutiamo anche a lei, collega, per l'ultimo giro finale. Dottore Beffarella, io ho una domanda, diciamo, da uno che non capisce della materia. Ma la brucellosi e la tubercolosi sono solo pericolose per l'animale o possono essere anche infettive per l'uomo? Ovvero possono essere pericolose anche per la salute dell'uomo? Purtroppo sì, tant'è che sono definite zoonosi. Cioè sono delle malattie che colpiscono l'essere umano ed è questo il motivo per la quale diciamo lo Stato vorrebbe che non ci fossero più nel nostro territorio, perché l'una per certi aspetti e l'altra per altri aspetti possono colpire l'uomo e creare forti danni, cioè la brucellosi può portare delle meningoencefaliti, delle meningiti gravi, da una febbre semplice per capirci a situazioni molto più gravi, cioè di paralisi. La tubercolosi, il micobatterio tubercolare è molto simile al micobatterio bovis, che è quello tipico del bovino, e possono creare quadri tipici a livello polmonare, a livello epatico, ascessualizzazioni, granulomi che poi vanno a intaccare la funzione organica dell'organo stesso nel caso dell'uomo. Quindi sicuramente ci può essere un contagio tra uomo e animale. Come avviene? Avviene perché spesso diciamo l'operatore, l'allevatore, non conoscendo quelle che sono le norme da mettere in atto, spesso anche un parto fatto male, cioè un aborto che è tipico segno della brucellosi, no? Allora l'allevatore la prima cosa che fa, controlla che effettivamente magari ci sia un aborto, quello che trova a terra, no? E lo tocca con le mani, a mani nude. Ecco, quello è un momento in cui facilmente potrebbe contrarre la malattia, perché se è presente nella placenta, perché ha forte tropismo placentare il batterio brucellare, a quel punto basta una piccola lesione nelle dita e quindi un fattore di continuità, una porta aperta, una via d'ingresso, ecco che facilmente si infetta. Le carni, il batterio brucellare resiste anche nelle carni crude, cioè senza problemi. Dico, il latte se non è pastorizzato, sono diverse le fonti da cui, gli scoli, dico, sono molte le fonti di contagio tra l'uomo e l'animale. Ecco, quindi una buona educazione anche a livello, diciamo, per gli allevatori, quindi sana proprio scuola, dove dire, metti anche i guanti una volta, forse secondo me, che a volte manca, mi accorgo spesso vado nelle aziende e non c'è questa cultura di usare delle semplici misure igieniche, cioè mettere dei guanti quando si toccano degli animali febbrili, per esempio. È una cosa che forse dovremmo fare più spesso, ecco. Bene, siamo arrivati alla conclusione, quindi vorrei fare un'ultima battuta a tutti, cominciando dalla nostra amica, l'avvocato Re Calbuto. A questo punto so benissimo che tu continuerai le tue battaglie per un settore che ti sta molto a cuore, ma quali speranze nutri e soprattutto che cosa ti senti di dire affinché ci sia più tutela verso questo settore, verso gli allevatori e verso questo settore? Scusate il gioco, la ripetizione, questo settore importante per l'economia dei Nebrodi di tutta l'isola. Allora, io sono ottimista perché noto in questi ultimi anni, nonostante comunque abbiamo affrontato tantissimi problemi e tanti altri ne affronteremo, figuriamoci, è normale, però mi rendo conto che parlandone, discutendone, tutti questi dibattiti, questi incontri, questi momenti di confronto servono anche per smuovere un attimino l'opinione pubblica, che è importante, perché fino ad oggi anche l'opinione pubblica si è un pochettino appiattita rispetto ai problemi degli allevatori e degli agricoltori, soprattutto delle nostre città. Quindi da questo punto di vista sono ottimista, attraverso il quale gli allevatori potrebbero arrivare, non dico a risolvere i loro problemi, però comunque a vivere un po' più tranquillamente, sapendo che c'è qualcuno che si fa carico delle loro istanze, delle loro problematiche, e
unendosi, perché questa è una cosa che io ho sempre rimproverato a tutti gli allevatori, loro non sono uniti, è come se non si fidassero gli uni degli altri. Invece io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che l'unione fa la forza, dico, lo abbiamo dimostrato in tante circostanze quando siamo riusciti a riunire 200-300 allevatori del nostro territorio, che non è facile, e li abbiamo messi insieme a ragionare sugli stessi argomenti, perché comunque erano problemi anche che in qualche modo li toccavano le loro tasche, erano dei problemi, ecco, molto, molto, molto sentiti e molto concreti e attuali, imminenti, forse anche per questo motivo. Però loro, attraverso l'aggregazione, sono riusciti più e più volte ad ottenere dei buoni risultati. Andando invece alla politica, a me piace dire sempre, lo ripeterò, penso all'infinito, che purtroppo fino ad oggi gli allevatori sono stati soltanto un bacino di voti per i nostri politici. Lo è stato e lo è ancora oggi il nostro territorio, e i nostri politici amano attraversare i nebrodi. Scusatemi se sono polemica, ma è così. Amano attraversare i nebrodi, amano decantare le bellezze dei nebrodi, i profumi dei nebrodi, i sapori dei nebrodi, amano in bocca e i loro post su Facebook, piuttosto che i loro comunicati parlando di nebro, di nebro, di nebro, di poi, quando materialmente c'è da fare qualcosa per aiutare questo territorio che è veramente abbandonato da tutti, è una provincia dentro la provincia, ci ritroviamo lontani da qualsiasi cosa, non abbiamo mezzi di trasporto, non abbiamo strade, non abbiamo la sanità, non abbiamo nulla, però amano fare questo, vengono, attingono i voti, se ne vanno, si dimenticano di noi e tornano dopo 5 anni. Quindi mi auguro che anche noi cittadini dei Nebrodi, perché ci possiamo definire tali, sappiano scegliere, capire e anche lì fare squadra, perché è importante a un certo punto che facciamo squadra anche tra di noi e che non andiamo sempre alla ricerca aiutando, tentando di aiutare l'amico dell'amico che poi aiuterà soltanto l'amico. Quindi adesso sono stata un po' più polemica io, però è una cosa che mi sta tanto a cuore. Grazie Assolutamente. Giuseppe, sempre per questo momento per questo dibattito, per questo momento di incontro. Assolutamente. E io so che con te trovo sempre un punto di appoggio quando c'è da discutere su queste tematiche. Poi ci salutiamo per la fine della trasmissione. Signor Lombardo, anche a lei una domanda. Quali aspettative dopo la sua protesta forte, dopo questa unione anche di intenti con gli allevatori della Campania, quali aspettative? Soprattutto si aspetta più attenzione adesso dopo tutto quello che è successo? Certamente, noi adesso non è che abbiamo concluso la nostra, diciamo, iniziativa, anzi, stiamo un po' preparando le prossime, diciamo, mosse, chiamiamole così. Siamo già contenti perché molti consigli comunali fra Messina, Enna, qualcuno Palermo e anche Catania hanno già deliberato una proposta che noi abbiamo, come dire, offerto. Altri credo che si attiveranno nei prossimi giorni. So che già ci sono delle convocazioni perché giustamente l'organizzazione dei consigli richiede anche del tempo. E adesso noi ci aspettiamo soprattutto dalla nostra politica regionale, perché è quella che è più vicina a noi e che deve assolutamente ascoltarci. Abbiamo fatto già le prime iniziative, siamo stati sentiti in Commissione Sanità, Salute, e quindi adesso nei prossimi giorni faremo le altre, diciamo, attività che stiamo preparando. È chiaro che noi vogliamo uscire da questa situazione, perché questo è l'obiettivo, e la politica si deve rendere conto che in questa cosa ci deve aiutare. Ognuno dobbiamo mettere del nostro, perché dobbiamo uscire da questa storia, perché questo non è un problema degli allevatori. Gabriella lo diceva, lo dico anche io, lo abbiamo ripetuto in tutte le salse, perché questo è un problema dei cittadini, perché i nostri territori si stanno spopolando. Io l'altro giorno transitavo a Capizzi e mi sono accorto che in quel paese ci sono solo gli anziani. Quando
in un paese vanno via i giovani, significa che piano piano quel paese finisce, chiudono le banche, chiudono i negozi, chiudono le pompe di carburante, perché gli anziani con le macchine non hanno, diciamo, sono tutti dei piccoli segnali che ci stanno portando nella direzione della desertificazione. Cioè, siamo partiti dalle montagne e adesso piano piano stiamo scendendo anche nelle pianure. Quindi, se vogliamo invertire la rotta, veramente la politica deve fare la sua parte, deve veramente non attraversare i nostri territori per le campagne elettorali, però deve mettere in campo tutte le iniziative affinché questo disastro si arresta. Grazie. Marco, le tue anche conclusioni su questo. Sì, fondamentalmente, come dice il signor Lombardo, e mi collego al suo appello e anche a quello di Gabriella, è fondamentale che le istituzioni stiano vicine in questo momento agli allevatori. Quest'autunno è iniziato malissimo, non ha mai piovuto, come ben sappiamo, quindi è un settore che non solo deve far fronte a queste problematiche sanitarie, che sicuramente ci sono, ma problematiche di tipo gestionale, dove proprio non c'è come alimentare, come sfamare. Il fieno era venuto veramente male perché sappiamo che le piogge che ci sono state in primavera, maggio e giugno hanno praticamente distrutto tutto ciò che c'era. Ora non sta piovendo, quindi praticamente parliamo di un settore che è decimato, che è veramente al lastrico e che se vogliamo far andare avanti, e quindi poi far andare avanti quella che è tutta la catena a seguire, allora dobbiamo aiutarli davvero, sia noi come veterinari, sia La voi politica. come, diciamo, come propaganda, ma soprattutto la politica deve rappresentare, deve mettere in atto delle misure che possa veramente aiutare la classe degli allevatori ad oggi. E noi speriamo che al prossimo appuntamento, perché ci ritorneremo a parlare di questa tematica, ci sarà anche la politica presente, per ora sono impegnati in altre faccende affaccendati. Si parla tanto di questa finanziaria, vediamo se avranno un po' di tempo anche per noi. Ma io voglio ringraziare i nostri ospiti. Purtroppo il dottor Galatirrando non si è più collegato, avrà avuto qualche piccolo problema. Speriamo di averlo la prossima volta. Ma voglio ringraziare la nostra amica, l'avvocato Gabriella Regalbuto, consigliere comunale di Santo Stefano di Camastra. Grazie Gabriella e buona guarigione. Grazie a te Giuseppe, a tutti, una buona serata a tutti. Grazie agli spettatori che oltre Grazie, grazie. Ti abbiamo sentito un po' male perché balbettava, forse se vuoi ripetere, perché forse per problemi di connessione non si è sentito bene. sentite? Adesso sì. Ho detto grazie, grazie a tutti, grazie a te, grazie ai telespettatori e grazie agli ospiti per il dibattito, che è stato comunque molto interessante. Grazie a te, grazie anche al signor Lombardo e in bocca al lupo per le sue battaglie che interessano tutti Grazie. noi. Grazie a voi che ci avete dato la possibilità di questo confronto e di avere esposto ancora una volta, diciamo, quali sono queste le problematiche e le possibili soluzioni. Grazie a lei e grazie al nostro amico, il dottor veterinario Marco Grazie a Biffarella. voi. E io ringrazio alla regia Emanuele Castorina e Vincenzo La Rosa che hanno permesso la diretta di questa trasmissione. Doxa tornerà martedì prossimo, sempre alle ore 21, sempre qui su Telemistretta, sempre sul canale 90 del digitale terrestre in tutta la regione, con un altro argomento e con altri ospiti. Quindi buona serata e buon proseguimento con i programmi di Telemistretta. Questo programma è stato offerto da Gruppo Mammana Costruzioni Generali.